dobbiamo prenderla noi oppure lasciarla a quella dietro e preparare, non so, la 7 o la 1. Ok, allora, come prima domanda per quello che riguarda la P1, visto che è più la P1 nel mio ruolo piuttosto che la P3, però poi cercherò di spiegarti più o meno quello che faccio io anche in quella situazione, io cerco sempre di capire il battitore su quale dei due attaccanti vuole andare a battere, quindi se il ricettore che ho a sinistra piuttosto che quello che ho a destra. Molte squadre puntano a battere sul ricettore che c'è vicino al palleggiatore per toglierlo dall'attacco, quindi in base a quello io poi preparo la rincorsa. Chiedo magari anche al libero dove preferisce battere questo battitore, così in base a che mi dica preferisce battere verso 5, allora io mi sposto un pochettino più verso destra per avere la palla che mi entra da sinistra. Viceversa, se so che batte vicino all'attaccante che poi andrà ad attaccare da due, mi sposto un pochettino per avere la palla che mi arriva da destra. Quindi è un po' poi come siete più comode. E per quanto riguarda invece la P3, dipende sempre più che altro dalla chiamata che ti fa il palleggiatore. Se ti chiama fast e fanno una battuta corta, allora questa teoricamente dovrebbe diventare di competenza tua. Poi, se c'è sempre l'attaccante, il recettore dietro che ti chiama e ti dice guarda, te la prendo io, allora puoi anche dire va bene, me la prende lui, mi preparo solo per l'attacco. Se invece ti chiama base 7, sei tu che puoi dire in P3 all'attaccante dietro, gli puoi dire guarda, io prendo la palla che mi viene davanti corta e quella sulla mia sinistra più verso zona 4. La palla che va in due corta, magari aiutami tu e prendila tu. Quindi sono un po' questi aggiustamenti che di solito facciamo. Però se ti chiamo base fast e la palla fa una battuta corta, di solito è il centrale che la deve prendere. E poi l'altra domanda, la seconda. Anna, volevo chiederti una roba. Fino a quando è il centrale che si prende quella palla corta? Cioè, fino a quando, nel senso, fino a quando gestisci il campo per poterti prendere la palla corta? Se uno ti batte in due, sì, ha un valore. Se ti batte in tre, in funzione di quello che è la costruzione della rincorsa, te la vai comunque a prendere oppure la fai prendere dal giocatore di posto 6? Allora, io per come faccio la mia rincorsa mi fa bene anche prendere la palla che arriva in tre. Poi dipende sempre da molte situazioni, da com'è la battuta, però o anche se il libero mi dice se la fa corta la prendo io, poi tu preparati, allora mi allargo, ma per com'è la mia rincorsa preferisco prendere sia quella che cade corta in tre che quella che cade corta in due. E quindi mi riallaccio alla seconda domanda. La palla che generalmente noi centrali non riceviamo mai la palla sui 4 metri, riceviamo proprio la palla che ha una certa parabola e che arriva proprio corta nei 3 metri, perché appena la palla magari anche solo scende, ma è nei 4 metri intervengono i ricettori, quindi noi in palleggio interveniamo poco. Quindi preferiamo prendere solo quella proprio che fanno per togliere l'attaccante, quindi magari ritardare la rincorsa del centrale o se è nella tua zona di competenza. Per il resto ci pensano libero e ricettori. Quindi spero di essere stata un po' chiara. Grazie, grazie. Niente. Erika. Sì, allora, io avevo due domande. Una è quando siamo in P1, dove è meglio che il centrale sia, se tra zona 3 e zona 4, se no in zona 3 su 2-3 metri, e in zona 3 dove è meglio che, cioè, fino a dove può ricevere palla corta, ecco. E la seconda invece, se in P2 è consigliato fare la fast e, diciamo, anche per non stare addosso ai ricettori dietro, ecco. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, è un po' quello che dicevo prima, dipende un po' da dove batte
l'avversario, dove pensi che possa battere, poi ognuno ha un po' la sua preferenza. Io preferisco in generale avere la palla a sinistra, quindi anche se non so dove batte, non so dove andrà a battere l'avversario, preferisco spostarmi un pochettino verso destra, quindi stare più verso 2-3 piuttosto che 3-4. Se vado a primo tempo, se invece faccio la 7, preferisco avere la palla che mi arriva da destra e quindi mi sposto più che altro verso 3-4 e quindi anche lì, per quanto riguarda sempre la ricezione, se mi sposto verso 3-4 so che devo dire al libero o al ricettore che c'è in zona 1, guarda, prendi tu la palla corta se vai in zona 2-3, se io sono spostata verso 3-4, viceversa se io sono spostata più che altro in 2-3 perché vado a primo tempo, posso dire all'opposto quando siamo in più 1 aiutami e prendi tu la palla che è in mezzo in zona 3-4, quindi sono sempre un po' situazioni di ti adatti un po' sia alla preferenza del battitore sia a quello che ti chiama il palleggiatore, a te come piace fare la rincorsa. E l'altra domanda, che me la sono già persa, non me la ricordo più. E quando siamo in P2 si è consigliato fare la fast? Okay. Allora, io sto riniziando adesso a fare un po' di fast perché ho fatto metà campionato andare a 7 a primo tempo per lasciare poi l'opposto fare la 0. Anche lì dipende tutto da molto dalla capacità del centrale stesso di fare la fast, di quello che vuole chiamarti il palleggiatore. Se hai un opposto forte, molte volte non occorre neanche andare a fast. Puoi andare davanti, fare 7 primo tempo e lasciare l'opposto libero. Adesso che ho rimesso un po' la fast, anche lì io preferisco partire da zona 3, quindi cerco di anticipare la battuta. Quindi parto un pochettino prima, mi porto già in zona 3 e poi da lì faccio la rincorsa. Cerco sempre di dare fastidio il meno possibile ai miei attaccanti, ma di solito quando sono in P2 il libero è in 1, quindi io sono so che i battitori probabilmente andranno a cercare la zona di conflitto tra i due recettori in 4 e in zona 5 e in zona 6, quindi o passo prima e quindi mi porto in zona 3 oppure aspetto che entri la ricezione, che loro ricevono e poi corro per arrivare a fare la fast. Lì è sempre come ti viene meglio, come il battitore, perché se sai che la battuta è un pochettino più facile, arriva più morbida e hai tutto il tempo di andare in zona 3, io preferisco già portarmi un pochettino avanti. Se invece so che la ricezione potrebbe arrivare staccata perché è un salto spin forte e angolata, allora aspetto a partire e vedo, valuto un po' la ricezione. Perfetto, grazie. Io chiamerei adesso Linda. Linda, che dici? Queste risposte di Anna ti hanno soddisfatto o vuoi qualche particolare in più? Perché tu La mia domanda era molto simile alle altre e mi ha già risposto. Sì, perché era legata un po', no, al tenere la posizione, anticipare quando è che ci si sposta prima in funzione del tipo di palla da fare. E invece Dalila ha fatto una domanda tosta. Lei vuole segreti, Dalila. Dalila, dai, vieni. Dove sei? Io ho solo il nome Marcello, non so chi e come fa di cognome. Ah, Marchesini. Dalila Marchesini. Sì, c'è. Ce l'abbiamo, magari deve solo attivare però, il microfono. Esatto, c'è anche la videocamera. Ci sono, solo che vai, Dalila. È pessima. E allora, la mia domanda è proprio di carattere tecnico in sé. E che tipo di esercizi fate per velocizzare il braccio in allenamento? Allora, anche questo lo sto riprendendo, questo esercizio, negli ultimi giorni perché ogni tanto il mio braccio decide di andare meno veloce. E quindi uno che faccio spesso è mettere il plinto vicino a rete praticamente
e l'allenatore mi passa in sequenza molto rapida due palloni, due o tre palloni, e io devo semplicemente col braccio già pronto e carico attaccare e girare la palla o verso 5 o verso 1, magari facciamo ogni tanto delle serie tutte verso 5, quindi faccio due palloni di fila veloci verso 5, oppure due palloni veloci verso 1, oppure 5-1, se sono tre palloni posso fare 5-1-5, quindi questo è un esercizio che faccio alla fine dal Club Italia, mi pare. Quindi mi ha sempre dato buoni risultati. Io lo faccio magari più spesso con l'allenatore che mi lancia i palloni dal basso, ma molto utile secondo me farlo anche proprio con il palleggiatore. Quindi okay. Poi si può fare 7 primo tempo, anche fast, avevamo provato. Ed è l'esercizio che io, con cui io mi trovo meglio. Poi okay. Vabbè, con Luca mi ricordo facevamo anche un sacco di cubano. Quindi proprio quella rincorsa e ti lanciano la palla. E poi sempre sta lì a capire cosa fa bene per te, quello che senti meglio. Il mio preferito è quello sulla tavola, sul plinto, e che è utile anche alla mia età. Quindi... Per saltare troppo. Ma questi esercizi, Anna, è lì, che è diventato un tuo esercizio preferito, no? Che lo senti tuo. È un, li scegli te quando devi richiamare qualche sensazione sulle tecniche o è un qualche cosa che viene proposto dall'allenatore e tu in base a come lo senti lo condividi più o meno, lo cambiate, lo variate? Un po' tutte e due. Ogni tanto sono io che chiedo di farlo, ogni tanto magari dall'esterno ci sono cose che gli allenatori vedono meglio, che percepiscono di più, perché io magari in quel momento mi sto concentrando più sulla rincorsa, quindi penso sia che un errore di rincorsa in realtà poi da fuori mi dicono Anna guarda che hai il braccio un pochettino più lento, quindi dipende un po' in generale da come è la sensazione mia ma anche degli allenatori. E poi anche sul tipo di palloni, quanti palloni, i miei allenatori adesso preferiscono farmene fare 3. Io molto spesso invece quando vedo che magari 3 non riesco a gestirli bene proprio come velocità di braccio, gli dico possiamo farne solo 2, che magari solo 2 verso 5 o solo 2 verso 1. Poi essendo il mio colpo preferito verso 1, molto spesso ho molto più bisogno di fare più colpi verso 5. Quindi varia un po' dal momento dell'anno e da come mi sento. Paolo Forti, puoi disattivare il microfono per favore? Sì, scusate. Ti chiedo io, Anna, questi esercizi, in che momento... Attivate l'audio, per favore. Qual è quello? Oh Paolo! Luca, puoi farlo anche tu, come amministratore, se vuoi. Ah, bene. Poi me lo dici come devo fare. Allora, Anna, sempre su questo lavoro tecnico particolare che fai, in che momento dell'allenamento lo inserisci e in quali allenamenti lo inserisci preferibilmente? Perché sai, a volte in nazionale... Noi facevamo questi esercizi anche nel pre-gara, no? A sì. Volte. Sì, in nazionale anche l'estate, questa adesso non nel 2020, nel 2019, facevamo anche prima degli allenamenti. Io di solito poi in squadra durante il campionato li faccio sempre dopo e molte volte... non anche forse il giorno prima della gara, comunque non inizio settimana, ma più che altro a ridosso della partita preferisco sempre mettere non tante ripetizioni, giusto per fare anche un po' di richiamo, è sempre utile e preferisco dargli un input appunto pochi giorni prima o due o il giorno prima appunto per avere un pochettino anche la testa che richiama prima il movimento che ho fatto ovviamente due giorni prima e non il lunedì se gioco la domenica. Ti basta questo oppure cerchi anche di trasferirlo subito con l'intesa col palleggiatore, cioè fare qualche ripetizione dal plinto e poi ripetere subito qualche esecuzione con il tuo palleggiatore?
No, di solito concludo l'allenamento con questo e poi il giorno dopo in allenamento generalmente va, vedo che va già meglio, anche col, proprio col palleggiatore e intesa così. Quindi non devo trasformare subito l'esercizio, ma lascio passare una notte. Ho capito. Bene, ce n'è un'altra ancora, Zoe. Allora, io volevo sapere come migliorare il fianco sinistro avanti in attacco. Il braccio sinistro? No, il fianco. Ah, ok. Questo è già più difficile da spiegare anche per me. Allora, un'accortezza che di solito mi fanno, soprattutto per quanto riguarda il fianco sinistro, è sulla 7. Più che sul primo tempo, che alla fine dipende tanto da come arriva la ricezione, magari, o piuttosto che dove si sposta il palleggiatore. Sulla 7, allora, io praticamente arrivo molte volte con... devo avere le spalle girate verso il palleggiatore, praticamente. Quindi, normalmente mi porta ad avere il fianco sinistro e quindi tutto il corpo più che altro girato verso il palleggiatore, quindi non sono frontale alla rete ma sono sempre un pochettino orientata verso il palleggiatore. Io molte volte questa cosa magari la perdo perché il mio colpo preferito sulla 7 è verso 1, quindi dico sto frontale alla rete, la palla mi arriva e tiro dritto. In realtà molte volte mi dicono gira un po' le spalle verso il palleggiatore perché così puoi avere sia il colpo verso 5 che lasciarla passare e tirare verso 1. È sempre molta questione di allenamento, infatti anche a me molte volte non esce questa cosa perché non devo ancora migliorare. E invece sul primo tempo questa cosa del fianco sinistro, del braccio sinistro, mi esce particolarmente quando il palleggiatore si sposta verso zona 2, anche che siamo in una più uno e il palleggiatore si sposta verso zona 2, allora io gli vado incontro, nell'andargli incontro in automatico mi viene di girare il corpo per andare poi a scaricare tutto verso zona 5. Sono cose molto tecniche che anch'io in realtà questa sono un po' difficoltà nel risponderti, è un po' questione di... Io che preferisco tirare verso uno non ho tanto il fatto di mettermi col fianco sinistro avanti, ma rimango forse più che un po' più frontale a rete, quindi non lo so, è strano. Può dipendere dal fatto che a te, come dicevi prima, preferisci nel preparare la rincorsa avere la palla un po' alla tua sinistra? Anche, perché se... probabilmente se la palla mi arriva da destra, allora rimango già con il fianco un pochettino più, col fianco sinistro un pochettino più avanti. Quando invece la palla mi arriva da sinistra, che è quello che io preferisco, arrivo al palleggiatore che sono più frontale a rete, non ho quindi questa spalla girata verso sinistra. Perché poi ribadendo il fatto che il mio colpo preferito è verso 1, sono quasi messa al contrario, quindi sono quasi più col destro avanti che col sinistro. C'è gente centrale invece che preferiscono l'anticipo verso 5 e vedi proprio che sono orientate e hanno la spalla sinistra molto più avanti. È questione anche di quale colpo ti esce meglio, quanto anticipi, come entra la palla, dove si sposta il palleggiatore. Quindi chiaramente tu quando puoi metti ti metti nella situazione di esporre il tuo lato, il tuo punto di forza, cioè di mettermi, preparare la rincorsa in quella maniera perché lì io mi sento meglio e poi dopo ci sono le situazioni dove invece la adatti di più. Esatto. Zoe, che dici? No, ho capito, ok, grazie. Va bene? Ci sì. Siamo? Sì. Ma sulle distanze delle rincorse, sulle distanze dalla rete al momento dello stacco, che vi viene in mente? Voi non avete dubbi su queste cose?
Nessuno dice si espone. Martina, poi ci vado da Linda che ci aveva un'altra domanda. Magari come facciamo a rimanere più staccate quando la palla che ci alza il palleggiatore magari non è precisissima perché è più staccata da rete o comunque anche il palleggiatore è un po' in difficoltà ma ce la alza lo stesso? Questa penso sia la situazione più difficile. È una situazione che non è facile. Mi è successo anche nelle ultime partite che Orro, che è il mio palleggiatore, da palla staccata un pochettino da rete abbiamo provato un po' a forzare il gioco, perché ovviamente se poi inizia a giocare tutti i palloni al centrale quando la palla è doppio più, anche l'altra squadra poi fa degli adattamenti, quindi il muro è più scontato, quindi devi un po' essere imprevedibile, quindi appena può Alessia, anche se è un metro staccata da rete, prova a forzare questa palla. E anche lì dipende molto dalle tue caratteristiche. Io preferisco essere più attaccata a rete, quindi anche se lei rimane staccata, io provo ad andare più che altro magari sulla stessa linea in cui è lei. Magari non troppo sotto, perché poi la palla non magari fa fatica a entrare, perché io teoricamente dovrebbe essere che più il palleggiatore si sposta, più poi tu ti stacchi con lei o comunque rimani sulla sua stessa linea. Io che preferisco portare via la palla, perché io ho un braccio un po' più veloce più che altro, preferisco invece andare un pochettino più sotto. Quindi lei dovrebbe portarmi a rete la palla, quindi avvicinarmi alla rete e poi io la porto via. Poi alcuni centrali invece che magari hanno altre caratteristiche preferiscono la palla si stacca e il palleggiatore si stacca, allora anch'io mi stacco, mi metto sulla stessa linea del palleggiatore. Dipende sempre un po' dalle tue caratteristiche, da quello che preferisci, però sono situazioni veramente complicate, perché anche io due partite fa ho sbucciato tre palloni di fila perché è successa questa cosa. Quindi è questione anche di quanto poi lo provi in allenamento, di quello che ti metti d'accordo un po' con il tuo palleggiatore. Quindi adesso, anche se si stacca Alessia, cerca sempre di mettermela un pochettino più vicino a rete, quindi non tenerla staccata, ma portarla sempre un po' vicino, ma perché sa che mi piace così e preferisco così. Però ci si può sempre un po' adattare. Bene, tu hai toccato un tasto che apre un mondo, il rapporto col palleggiatore. Beh, perché sì. Qua di palleggiatrici ce ne sono tante e avevano preparato qualche bella domanda. Chi è che prende un po' di coraggio e se la fa? Che dite, palleggiatrici? Io volevo fare una domanda. Vai. Però non so se Anna può rispondere, perché è più legato proprio al ruolo del palleggiatore. Allora... quali sono gli elementi principali da tenere in considerazione della mia squadra e della squadra avversaria per decidere la base del centrale? Allora, io molte volte aiuto Alessia, cioè mi piace parlare col mio palleggiatore e dirle preferisco in questa situazione giocare primo tempo piuttosto che una doppia C, piuttosto che set. Poi Alessia, secondo me, è molto brava anche a capire quello che io penso. Infatti, molte volte non devo neanche dirle niente, che la base che mi chiama va benissimo. Lei so che si basa molto sul muro avversario, quindi se appena c'è un palleggiatore che magari è più basso, giochiamo sette. Quando c'è un centrale, piuttosto che dici con palla perfetta, salta e fa un'opzione sul centrale, invece di giocare primo tempo giochiamo una doppia C. Se vuole giocare più con l'opposto, perché in quel momento sta andando meglio, magari cerca di aprire il gioco, quindi mi chiama base 7 per aprire dietro, perché magari comunque fanno un passettino verso di me sulla 7 e quindi potrebbero arrivare in ritardo dietro. Oppure noi in squadra abbiamo degli attaccanti che non giocano una palla velocissima in quattro.
Quindi anche lì può fare dei ragionamenti. Gioco primo tempo per tenere il centrale a centro rete e quindi poi apro. Fa un po' questi, tutti questi ragionamenti e per ora direi che vanno bene così, perché si è visto che giochiamo bene, quindi bene. Ci sono un sacco di cose, poi ovviamente i palleggiatori ne sanno più di me, io certo preferisco anch'io dirle, guarda, da, per esempio se io vengo da P6, avendo il mio colpo preferito e più forte verso 1, molte volte invece di fare primo tempo preferisco fare una doppia C, che già con la rincorsa mi porta a scaricare il colpo verso 1, e Alessia lo sa, quindi molto spesso in P6 giochiamo doppia C invece che primo tempo o 7, quindi sono tutte poi dinamiche che durante il corso dello sviluppo del gioco abbiamo imparato e adesso facciamo. Ma... Ok. Bene, quando hai detto un po' di cose, hai detto, ma quando è che... ha valore la base per costruire il gioco o ha valore la base per giocarla? Ma allora... quando è che ti senti il momento di dire adesso attacco io? Perché la vostra vita da centrali è una vita incredibile, sì. Perché siete, cioè, la squadra gioca bene grazie ai vostri movimenti, pur sapendo che non attaccate tantissimo, sì. No, nell'arco del set. Però se il centrale è credibile e la squadra gioca bene grazie ai movimenti del centrale. E quando è che questo equilibrio nei momenti della partita o nelle tue sensazioni, nelle comunicazioni anche che tu hai col palleggiatore, tu dici adesso non è che conta la base, questa situazione tocco io, dammi la palla e te lo dice lei, glielo dici te, sì. Come vi mantenete vive? Beh, allora, in realtà... nella mia squadra adesso sappiamo che in P2 io non attacco mai e in P6 il 60% dei palloni vanno a me. Quindi poi è anche questione di... adesso che, vabbè, ho reintrodotto la fast, ok, sta cambiando un po' qualcosina. Prima facevo tanto a 7 primo tempo e facendo primo tempo in P2 ovviamente il posto 4 aiutava tantissimo il centrale. Quindi in realtà la mia base... Si è bloccato Anna? Sì. Si è bloccato. Posso giocare zero centrale. Anna, puoi ripetere un po' perché si era bloccato tutto, non ti abbiamo sentito gli ultimi 10 secondi. Ora che hai ripreso a fare la fast, okay. Perché fino a lì facevi la 1. Esatto, sì. Ora che riesco a fare la fast... cambia un pochino. Prima, quando facevo primo tempo, il posto 4 stava vicino al centrale, quindi in realtà mi chiamava più primo tempo per far stare il posto 4 vicino al centrale e poi aprire in zero sull'opposto. Quindi la P2 era più un chiamo una base ad Anna per fare altre scelte. In P6 invece, dove appunto attacco il 60% dei palloni, è più una palla. È più una fase dove lei dice, ok, ti chiamo qualsiasi base, ma te la do, perché vabbè, c'è l'efficienza alta, è la mia fase preferita, ci troviamo bene. Quindi in questo caso non è ti chiamo perché poi vedo cosa fare, è ti chiamo perché ti do la palla. Quindi cambia sempre dinamica di squadra e tutto. La P1 invece è un pochettino più equilibrata, mi chiama la palla sia per smarcare che per giocare. Asia Spaziano. Vieni Asia, hai fatto una domanda che come si possono adattare meglio le varie alzate in base alle caratteristiche del giocatore e guardando cosa? Quindi in questo rapporto col centrale, cosa gli chiederesti al centrale e cosa magari Anna chiederebbe a te palleggiatrice per avere la palla migliore? Era questa Asia? Sì, era questa. Vai Anna. Allora, un po' tutto quello che ho detto finora, quindi...
la mia caratteristica, quello che io preferisco sono palle non tanto alti, più che altro veloci, che io posso portare via. Quindi anch'io posso chiedere ad Alessia, se so che c'è il centrale che salta su di me, se la palla è perfetta, dire giochiamo una doppia C perché in questo momento mi trovo meglio, oppure giochiamo primo tempo perché so che il centrale mi tiene verso 1, allora io posso scaricare verso 5. È tutta una questione di veramente alla fine trovarsi con il palleggiatore, perché Alessia mi capisce molto e lei capisce molto quello che io voglio, quindi non... ormai abbiamo trovato il nostro feeling, sappiamo più o meno quali sono le situazioni che entrambe preferiamo e quali magari è meglio che lei apra, per cui apra il gioco e non mi dia la palla. Quindi tutta questione sempre di feeling. Ho capito. Ok, grazie. Va bene, Asia, è una cosa di feeling col palleggiatore. Ma se noi dovessimo costruire questo feeling con il palleggiatore... Io vorrei fare una domanda più sulla tecnica che sulla tattica. Vai! Allora, sulla 7, preferisci una palla più staccata da rete o che tenda ad attaccarsi? E specialmente che vada verso l'alto o che muoia subito? Allora, sicuramente che sia attaccata a rete. Perché appunto più sono attaccate, cioè, oddio, non proprio attaccate a rete in bocca alle mani del muro, ma più sono vicine a rete meglio è per me. E poi una palla proprio sparata, quindi che non ha, con un forse un pochettino di parabola, ma non che vada verso l'alto, più che altro proprio come veloce, quasi non dico parallela a rete, ma... che sia proprio basse e veloce. Preferisco palle basse e veloci piuttosto che alte e lente. Poi in questo momento stiamo in P2, quando il palleggiatore si sposta verso zona 2 mi stanno tenendo una palla invece un pochettino quasi più alta, ma che io, per cui io possa entrare più verso 5 e scaricare tutto il colpo verso 5. Quindi se il palleggiatore è centro rete, palla veloce e con un pochettino di parabola, ma non tantissima, quando invece il palleggiatore si sposta verso 2, la preferisco in questo momento un pochettino con un pochettino più di parabola, per poi io per facilitarmi l'ingresso sulla palla e tirare il colpo verso 5. E pensi che applicando questa cosa a giocatrici della nostra età sia più efficace una palla più morbida o una palla più spinta? Cioè, a parte che dipende molto dalle caratteristiche del giocatore che si ha, però in generale, in linea generale? Allora, visto che il gioco alla fine della pallavolo femminile sta andando verso sempre più un gioco... come la pallavolo maschile, quindi molto veloce, secondo me in questo momento velocizzare la palla è sempre meglio che tenerle più che un pochettino morbide. Anche per esempio, farvi un esempio di un ruolo che non c'entra niente, ma Paola qualche anno fa giocava una palla molto più morbida di quella che sta giocando adesso. Adesso l'ha velocizzata ancora di più ed è... già faceva tanti punti prima, adesso con questo gioco veloce ancora di più. Quindi velocizzare il gioco, avere 4 attaccanti che giocano palle rapide è molto diverso rispetto a 3 giocatori che giocano una palla rapida e anche solo uno che ne gioca una più meno veloce. Perché anche solo la Serbia che ha la Boskovic che gioca la palla più rapida, tu puoi permetterti anche a muro di fare un passettino verso gli altri attaccanti che giocano palle più veloci, perché poi sai che comunque a muro dall'altra parte ci arrivi. Quindi più la palla è veloce, più il gioco è veloce, secondo me in questo momento meglio è. Poi se hai un centrale che salta 2 metri e prende la palla alta e tutto, è un conto. Però secondo me sempre velocizzarlo è meglio. Grazie. Mi permetto solo di aggiungere che anche Anna ha cominciato a esplorare i palloni veloci in tenera età, diciamo a 16 anni,
già giocavi una traiettoria, no? Cioè i primi tempi, quindi è qualche cosa che hai iniziato prestissimo. Sì, anche perché io poi preferisco palla veloce, perché non salto tantissimo, quindi meglio veloce che appunto morbida. E non so se me lo sono perso, ma quando la palla si sposta sulla rete e ti hanno chiamato sette, tu cosa preferisci fare? Mantenere il punto rete o cambiare la tua posizione? Andare magari verso il centro della rete? Quando la palla si sposta verso... Sì. Parlavi prima di spostarsi la palla verso due, parlavi di fianco, di orientamento. Il punto rete lo mantieni ed è una roba che ci pensa Alessia, o fai anche te un passo in più verso il palleggiatore? Su base allora, sette. Sì, se il palleggiatore si sposta verso 4 o è centro rete, manteniamo lo stesso punto di stacco, quindi quello classico. In questo momento invece, se il palleggiatore va verso 2, preferisco un pochettino più tagliare il campo, quindi noi la chiamiamo M, palla che rimane a metà rete, proprio come un primo tempo. Quindi preferisco più andarle vicino. E l'altra cosa è che Alessia mi ha detto basta che io ti veda con il braccio alto, poi io te la sparo lì e non importa. Quindi lei si adatta molto a me in questa situazione, però è che il punto rete, se lei si sposta verso 2, è diverso rispetto a quello che se lei è punto rete giusto o più spostato verso 4. Era un po' questo, quello che tu l'hai detto nel parlare di Alessia, no? Quello che ti volevo chiedere nella domanda di prima, parlando della tecnica, nel feeling col palleggiatore. Alessia dice basta che mi veda, hai detto con il braccio alto, no? E quindi quanto nel rapporto col palleggiatore, nel darsi feedback per trovare la palla, i riferimenti tecnici che lei ti chiede o che tu chiedi a lei, lo hai già spiegato in maniera molto dettagliata e precisa, quelli che ti chiede lei per trovarti meglio. Sì, lei sicuramente è quello di vedermi con il braccio, perché ovviamente in generale tutti i palleggiatori, se ti vedono, sanno dove darti la palla, quindi più sei in anticipo, più hai il braccio alto, più loro ti vedono e riescono a darti una palla precisa. Poi io questa caratteristica non la rispetto proprio sempre, perché cambio un po' palla, cambio un po' in generale, e Alessia comunque è brava perché riesce comunque a darmi palle precise, però sicuramente, soprattutto sulla sette in questo momento, più lei mi vede, più io sono già pronta per attaccare, più ovviamente le facilito il compito. Quindi quello che lei mi chiede soprattutto è questo. Poi vabbè, chiamare ovviamente la palla in contrattacco, perché più un centrale si ripropone in contrattacco, più le scelte che Alessia fa diventano meno scontate. Quindi ci sono soprattutto queste due cose che lei mi chiede, ma che in generale i palleggiatori chiedono al proprio centrale, perché se un centrale si ripropone in contrattacco e hai quattro attaccanti con cui puoi giocare, è sicuramente meglio che avere un gioco scontato solo sui laterali. E nel far vedere queste braccia in alto al palleggiatore, quanto questa cosa poi nasce da come gestisci lo stacco, e quindi il tempo dello stacco, lo slancio delle braccia, come slanci le braccia, se flesse, distanti, se aperte, se in oscillazione, perché hai detto io non salto tantissimo, ma in quel salto tu devi esprimere il meglio, no? Quindi che il meglio vuol dire preparare una rincorsa, prendere una distanza, valutare una traiettoria, scegliere un tempo, che tu dovessi essere, dare dei riferimenti a queste ragazze, che gli diresti? Allora, io cerco sempre di richiamare le... Non ho un caricamento ampio, proprio un... perché alla fine molto del mio salto deriva da quanto le braccia mi aiutano.
Quindi più io sono rapida a richiamare le braccia, più anche ovviamente il mio braccio è su. Io molte volte, quando magari non riesco a valutare la palla o la traiettoria o altre cose, quello che faccio è saltare e poi tiro sul braccio. Quindi già solo questa frazione di tempo mi fa perdere un sacco di anticipo. Quindi quello che anche molte volte i miei allenatori mi chiedono è di fare un tutt'uno. Quindi vado con le gambe, salto, e mentre salto il mio braccio deve essere su. Quindi anche lì è tutto questione di, per me ovviamente, fare un richiamo delle braccia molto veloce. Questo mi porta a riuscire magari ad anticipare un pochettino di più, anche se ho valutato male la situazione, se sono tanto staccata dal palleggiatore che non le sono molto vicina. Quindi il richiamo delle braccia mi aiuta molto, e portarlo su il prima possibile. Mi verrebbe da dirti che prima di staccare i piedi da terra le tue braccia devono essere già cariche. Sì. Che era un po', ragazzi, quello che si era visto in quel primo fotogramma, quando c'era il confronto tra le ragazze della nazionale e le ragazze del Veneto, no? Cioè la differenza era proprio in quello. Il momento dello stacco, cioè stacco al momento del palleggio, era identico, però la differenza si vedeva che la giocatrice della nazionale aveva già le braccia alte e una della vostra età aveva quel ritardo lì nelle braccia che poteva un po' precludere questa cosa. Mi viene da chiederti una cosa: che riferimenti gli daresti? Tu hai toccato la FASTE, la stai ricominciando a fare. Mm-hmm. Da dove si riparte su questa FAST? Allora, in realtà a me è sempre piaciuto fare FAST. Io faccio FAST B2 1 C doppia C7, quindi in generale qualsiasi cosa tu mi chiami, qualsiasi cosa il palleggiatore mi chiami, va bene. Poi non so perché un po' questa cosa del fare FAST l'ho persa. Adesso, sempre per aprire un po' il gioco, la sto pian piano riprendendo. Ovviamente, essendo una cosa che ho imparato comunque quando avevo la vostra età, non è che l'ho proprio dimenticata, è solo proprio questione di allenamento. La mia rincorsa alla fine è sempre la stessa, perché io tendo, quando colpisco la palla, poi a volare fuori dal campo. Quindi anche questa è una cosa che io so, e quindi dovrei cercare di lavorare su questo, su come fare la rincorsa. Poi molte volte quello che a me cambia è il riuscire a vedere il muro avversario. Se io in FAST riesco a vedere il muro avversario, capisco quando è il tempo di anticipare verso la diagonale oppure farla passare e tirare in parallela. Quindi è solo proprio alla fine trovare la palla col palleggiatore. È stato fatto che Alessia sapeva la palla che gioco di solito in FAST, quindi non è tanto quello, è più proprio questione mia di dire, di capire più le situazioni, di quando anticipare in diagonale, di quando aspettare, tirare in parallela, di come vedo il muro, il campo avversario, eccetera. Ho capito. Io sulla FAST ti vorrei far vedere qualcosa, eh? E va poi bene. Magari lo commenti te, che possono essere qualche riferimento che abbiamo a disposizione. Allora, vediamo un po' se trovo. Condivido lo schermo. Ci siamo sulla FAST? È apparso qualcosa? Sì. Beh, proviamo a vedere questa clip un po' buttata là, con questi riferimenti, il punto rete dove si fa, come ci orientiamo e il timing, cioè che tipo di traiettoria si va a fare. Per esempio, questo, Anna, è un particolare su cui con noi allenatori mettiamo tanto accento, no? Quello di essere, diciamo, dietro il palleggiatore quando si va a iniziare i passi speciali, per non inseguire la palla, e quindi con la conseguenza, con tutte quelle cose che riguardano poi come mi presento a rete, lo scorrimento, cioè tutti quei
pericoli che magari in una giovane bisogna un pochettino salvaguardare, controllare. Sì. Sì, sicuramente stare sulla destra del palesatore appunto ti aiuta a non andare con la palla e poi non avere quell'anticipo sulla diagonale, perché se corri con la palla quasi arriva la palla prima e l'unico colpo che hai è tirare probabilmente in parallela. Perché l'inerzia della palla ti porta anche all'inerzia di rincorsa. E sulla preparazione della rincorsa, perché io qua ho fatto due esempi, no? Qua ci si allontana un po' di più, questa sì, Cristina lì che viene abbastanza indietro, il motivo potrebbe essere questo, per staccare una distanza ideale. Tu che preferisci? Sicuramente mi allargo, perché all'estero adesso visto si è staccata era sui 2 metri e molto vicino in zona 2, quindi lì anch'io preferisco fare una rincorsa un pochettino più rotonda, un pochettino per avere anche più spazio e poi un pochettino più anche di esplosività e per vedere meglio il campo e non infilarmi sotto, perché se dovessi fare una rincorsa molto vicino a rete probabilmente non vedrei il campo avversario, quindi fare una rincorsa più morbida, più arrotondata mi aiuta. Bene, vado avanti, quindi questo potrebbe essere sì, avere un buon angolo di entrata, nel senso essere orientata verso il campo come hai appena detto te, no? Per poter avere tutte le possibilità di colpo. E avere anche la potenza di colpo, perché entrando più dritta posso girare forte il colpo sulla diagonale, così come posso gestirlo in maniera altrettanto forte sulla parallela. Sì, perché in questo caso Washington aveva sia diagonale che comunque possibilità di tirare parallela. Questo particolare è un... quanto lo reputi, cioè per te è importante o meno, più o meno, cioè durante la rincorsa avere le spalle e lo sguardo orientati alla direzione d'arrivo della palla? Lo sguardo molto, quindi non perdo mai di vista il palesatore e la palla. Per quanto riguarda le spalle, poi... in realtà io arrivo molto frontale a rete, quindi non ho proprio il corpo girato tantissimo verso la diagonale, per cui quello secondo me dipende un po' dall'attaccante e da come ha imparato un po' a fare la rincorsa. Io preferisco arrivare più o meno con le spalle orientate nello stesso modo e poi in caso girare con il braccio, farla passare, girarla sulla parallela o anticipare sulla diagonale. Prima ci hai accennato che a te piace fare un sacco di palloni, no? Dalla 2, la B, la fast, e dacci un po' di differenze di tempi, perché io qua ho messo come fast, come linea generale, essere sull'appoggio destro al momento del tocco del palleggiatore. Tu che ci aggiungeresti a queste cose? Allora, in realtà io cerco più... poi va bene, dipende sempre da quanto è veloce la tua fast, se la vuoi più morbida. Io cerco di mettere l'appoggio sinistro, il primo sinistro, sul tocco del palleggiatore, in fast. Sulla B uguale, più o meno uguale, sulla 2 ancora prima, perché la 2 è un pochettino più come il primo tempo. Come velocità è più veloce rispetto alla fast, poi la 2 adesso la faccio molto meno, però no, scusa più... Anna, non ho capito io, è il primo sinistro, il primo appoggio o il sinistro distacco? Il primo sinistro, quindi sulla fast tieni l'appoggio sinistro sul momento dello stacco. Esatto, sì. Indipendentemente da dove viene giocata la palla, cioè se la palla... Sì. Ok. Sì, in questo momento me la sta proprio sparando come palla, quindi a prescindere che lei si trovi sui 3 metri piuttosto che spostata verso 4, il mio primo appoggio, appena lei tocca la palla, è il primo sinistro, insomma. Il primo sinistro. Sì, e poi sinistro, adesso sinistro.
Ok, dicevi, e mentre sui la 2 e la B... Sì, la B forse più che altro come la fast, quindi sempre sinistro sul tocco del palleggio. Sulla 2 in realtà è più come un primo tempo, quindi ti direi, cercherei di fare l'ultimo sinistro quando lei tocca la palla, quindi proprio più veloce. Essere allo stacco praticamente. Esatto. Poi qui, vabbè, Erdem la fa, penso sia una delle fast più veloci che, sì, che ci siano. E sul ritmo della rincorsa tendi a, come qua, no, rallenta un po' sul sinistro e poi fa il destro sinistro più veloce, o tendi ad aspettare un po' e poi farlo esplosivo, come invece in questo caso? Ma cerco di aspettare un po'. Poi dipende sempre come riesco a mettermi in base anche alla ricezione, perché se ho la palla a sinistra, che io sono già alla destra del palleggiatore, allora lì non ho tanto bisogno di aspettare. Quando invece sono più scomoda, perché sono anche un po' in ritardo e ho la ricezione verso destra, allora lì aspetto e mi sistemo un po'. Ecco. Esatto, in questo caso vado senza problemi perché ho una rincorsa, diciamo, favorevole. Ma adesso tu la stai facendo con questo tempo o con un tempo ancora più lento? Adesso questo, non ho visto che piede era questo. Questo sei sul destro, la vedi il video? Sì, qui si vede il destro sul tocco del palleggiatore, quindi ti sei già praticamente avviata, no? Sì, no, adesso forse è più veloce. Ancora più veloce la stai facendo? Sì. Perché qui, vedi, sinistro e sì, la palla forse sta... Forse un pochettino più veloce. Addirittura più veloce. E poi quella cosa della ricaduta che sottolineavi, esatto, precedentemente. Aiuto, mi fermo qua. Aspetta, che ti riporto. Ok, bene. Ragazze, qualche altra domanda tecnica? Anche di altri ruoli, eh? Io sulla io avrei una domanda un po' più personale, che non c'entra sulla tecnica. E qual è stata la partita più emozionante che hai mai giocato, oppure il periodo più bello della tua carriera? Apriamo un mondo, sì, Anna, qua. Qua non finiamo più. Ma vabbè, diciamo il mondiale, tutto il mondiale, anche la finale, anche se l'abbiamo persa, comunque è stata una grandissima partita. Quindi in realtà ci sono... non lo so, un miliardo di momenti belli, ma penso che quello, proprio come sensazione, non solo personale, ma proprio come sentivo la squadra, è stato il momento più bello. Immagino. Già da casa era un'emozione, poi lì giocare. Sì. Grazie. Bene, io volevo aspettare con qualche altra domanda tecnica, perché poi qua si apre un mondo su quelli che sono gli aspetti emozionali, no? Perché Letizia, Bella Vista, dov'è Letizia? Qua. Letizia, tu sei una schiacciatrice, no? E sì, ovviamente la tua domanda era un qualche cosa che riguardava gli schiacciatori, ma allo stesso tempo può interessare Anna, perché è centrata. Perché Letizia dice un qualche cosa del tipo... Vai Letizia, falla te la domanda. Che per esempio quando in partita non ci viene una determinata cosa, se è giusto insistere oppure magari cambiare o provare cose nuove che in allenamento abbiamo fatto poche volte. Faccio sempre... cerco di non stravolgere la situazione, perché alla fine può esserci la partita in cui le cose ti vengono meno e andare a farne altre che magari in allenamento hai provato meno, secondo me è peggio. Quindi bravo. Anche se in quel momento, non so, nel primo tempo magari posso variare e andare a fare una doppia C,
perché è la palla che magari preferisco o in cui mi sento più sicura, però non andrò mai a chiedere una 2 o una B, che sono le palle che in allenamento anche provo meno. Quindi cerco di rimanere più o meno su quello che mi riesce meglio, magari variando un pochino, ma senza andare a stravolgere del tutto, perché le cose sono sicura al 90% che se ti vengono bene in allenamento, allora in gara le fai bene. Se ti vengono così così in allenamento, in partita, poi con la tensione diversa che c'è rispetto all'allenamento, è più difficile che ti vengano. Ok, grazie. Sempre su questo tema della parte emozionale, Margherita Sansò. Ah, sì, io volevo fare una domanda. Cioè, magari quando si hanno quelle giornate piene, magari si va a scuola e bisogna fare una partita in trasferta comunque importante e si è stanchi, cioè come fai a prepararti psicologicamente? Allora, sicuramente molto lo fa quanto tu ti focalizzi sull'essere stanca. Se tu pensi tanto, oddio, oggi sono andata a scuola, oddio, devo fare la partita importante, sono stanchissima, sei sicuro che non ne vieni fuori, ma neanche se ti bevi, non lo so, 100 caffè. Quindi molto, secondo me, sta nel dire, va bene, sì, sono stanca perché lo sai, ma io devo giocare quella partita perché è importante, perché voglio vincere quella partita. Quindi è molto legato a come uno sta mentalmente. Basta pensare anche solo dopo che giochi una partita e la giochi bene, a come arrivi in palestra agli allenamenti del lunedì. Cioè, sicuramente la tua percezione di come fai le cose è molto più bella rispetto a ho perso la partita il sabato, lunedì vado in palestra già che non sono così sprint come se l'avessi vinta. Quindi molto fa questione di testa e quanto tu ti imponi anche di pensare certe cose. Grazie mille. E un'altra domanda interessante l'ha fatta anche Giulia Magnani. Sì. Vai, dai. Giulia. Questo sì, sangue freddo. Sì, anche io ne scarseggio parecchio a volte. E volevo chiedere se ai vostri livelli comunque e le persone ci nascono con il sangue freddo oppure chi ne scarseggia magari con allenamenti psicologici ci può arrivare ad arrivare, cioè ad averlo. Beh, a noi abbiamo avuto anche in nazionale dei mental coach, quindi che ti possono sicuramente aiutare se hai problemi, ma secondo me il tutto ti viene dopo che fai un tot di partite, quindi più hai la possibilità di giocare partite in cui o hai sangue freddo in quel momento che dici ok devo fare il punto, o non hai quel sangue freddo, il tutto è questione sempre di allenamento e di vivere quei determinati tipi di momento, perché più giochi finali più sarai abituato a tenere un certo standard anche mentale. Quindi è solo tanta questione di questo, più che uno può diverso. Anch'io non sono una che in campo urla come, non so, come Miriam, eppure non vuol dire che io non ho lo stesso sangue freddo che ha lei o lo stesso sangue freddo di qualcun altro, perché alla fine ognuno ha il suo modo anche di gestire la gara, di gestire le proprie emozioni. Quindi puoi anche nascere e non hai sangue freddo, ma fai due finali, giochi due finali e di colpo sei più sicura anche di te per andare a dire ok, questa palla la voglio giocare io perché devo metterla giù io. C'è stato un momento in cui ti è venuta su questa consapevolezza di volere, cioè che è cambiata questa cosa? Beh sì, certo, certe volte questa consapevolezza si può anche perdere, perché
le insicurezze poi vengono a tutti, non siamo macchine e vorremmo sempre essere al top, al 100%, ma appena anche solo uno gli esce meno un attacco, gli esce meno un muro, la consapevolezza poi scende. Per dire, al mondiale, cioè, a parte il fatto che ero in una totale adrenalina e quindi non capivo proprio assolutamente niente, però avevo la consapevolezza di dire ok, io sto giocando bene, quindi sono consapevole che la prossima partita io andrò in campo e cioè, io sono consapevole di poter giocare una buona partita. Io avrei una domanda. Vai, Dalila. E cosa fai nel tuo pre-partita? Come ti prepari mentalmente alla partita? Cosa fai di solito? Bravissima. In realtà niente di così strano. Non, se potessi non ascolterei neanche la musica, ma purtroppo in spogliatoio mettono la musica a palla, quindi mi tocca ascoltarla, perché sennò preferisco proprio svagare, non fare niente, anzi quasi preferisco qualcuno che scherzi con me, mi faccia un po' ridere, non devo concentrarmi, bisogno di estraniarmi da tutti. Quindi più rido, più sono tranquilla, più meglio è. Non faccio niente di particolare e poi cerco sempre di focalizzarmi sulla partita più che altro non durante il riscaldamento. Quando l'arbitro fischia dico ok, io adesso sono pronta, mi concentro, perché sennò prima è troppo spreco di energie, tanto devo fare riscaldamento, va bene, devo scaldarmi, devo essere pronta e scaldare tutto il corpo, però mentalmente lo faccio sempre tutti i giorni prima di allenamento, preferisco tenere la carica mentale per la partita, quindi quando l'arbitro poi fischia. Ma a 16 anni com'eri? Sì, cioè, meglio che lo dica tu. No, assolutamente no, nel senso che questa consapevolezza, questo prepararti di gestire le energie, no? Che ti è venuta su man mano che hai fatto l'esperienza, il giocare le partite, il bello della cosa, no? È entrare nella parte che quando uno ha 16 anni ti vengano, tu hai più insicurezze che certezze, forse. Sì, perché sì. Ce l'hai te o perché te le mettono addosso o perché magari, cioè adesso magari un giudizio di un allenatore ha un peso relativo a 15-16 anni, ne aveva un altro, cioè, certo. Lì, ipotizzo, ecco. E sì, quindi... sì, no, corretto. Cioè io a 16 anni non vedevo l'ora di essere a questi livelli, desideravo di essere a questi livelli, ma nessuno mi diceva sì, ok, tu un giorno giocherai un mondiale. Erano tutte speranze, quindi sicuramente, come dicevi tu, il parere anche solo di un allenatore, il parere esterno, qualsiasi altra cosa, le certezze ci cadono tutte. Adesso dici hai un pochettino più di consapevolezza, che non vuol dire essere credersela, passatemi il termine, è proprio essere più consapevole di quello che è successo, di quali sono i tuoi mezzi e di dove puoi ancora arrivare. Prima non sapevi neanche se potevi arrivare, adesso che sei, diciamo, quasi dove vuoi stare, è più questione di continuare a farlo. Prima è difficile, a 16 anni uno lo spera ancora, io ero proprio... Sentirsi la fiducia è sempre importante a tutti sì, i livelli. Sì, sì. È forse la prima cosa, che è uno degli aspetti principali. Se senti la fiducia è un conto, se non la senti inizi un po', ma non lo so, hai un pochettino di dubbi. Hai mai affrontato questo argomento con i tuoi allenatori? Cioè, come volevi magari che ti dicessero una cosa, ti facessero un'osservazione, una precisazione, come ti potevano aiutare nell'arco di una partita, se l'hai mai fatto e se hai avuto la forza di affrontarlo, questo argomento? No, io sono molto introversa,
per molti aspetti, quindi cerco di tenermi tanto, tante cose dentro, poi arrivo al momento in cui scoppio e lì se ne accorgono tutti, però cerco sempre di cavarmela con solo basandomi su me stessa, quindi non lo so, è un po' strano. Dovrei ogni tanto aprirmi, perché sicuramente un allenatore, come dicevo anche prima, per l'esercizio del braccio vede molte più cose che magari io non vedo, quindi i consigli sono sempre ben apprezzati. Poi io ascolto sempre tutto, ascolto l'allenatore, quello che mi dice, i consigli che mi dà, poi se sono in un momento anche solo di difficoltà, però cerco sempre di venirne fuori un po' da sola. Posso fare una domanda? Certamente, oggi siamo per voi. Vai. Volevo chiedere quanto è importante a quest'età avere un allenatore o aver avuto magari nel passato un allenatore che crede in te o che comunque ti stimoli a dare qualcosa in più, e invece quanto conti dentro nel tuo percorso personale avere invece un allenatore che pensa di più magari al bene della squadra e meno al tuo percorso come singolo. Bellissima domanda, brava. Io ho sempre basato le mie scelte di dove andare a giocare su due aspetti, il palleggiatore e l'allenatore, perché secondo me non si smette mai di imparare, che tu abbia 30 anni, che tu ne abbia 16, è sempre la stessa cosa, le informazioni arrivano sempre e puoi sempre migliorare. Quindi soprattutto forse quando sei più piccola, l'aspetto dell'allenatore che abbia fiducia in te, che insomma ti sappia allenare in modo corretto come vuoi tu, è fondamentale. Adesso nella mia squadra, nella mia società, l'allenatore, oltre a pensare a quello che serve a me, è focalizzato comunque anche su un aspetto di squadra, perché ovviamente poi va bene la prestazione del singolo, ma in campo ci va una squadra intera, quindi la squadra ha determinati obiettivi e l'allenatore ha piena fiducia in me, quindi preferisce forse focalizzarsi sulla squadra in generale più che sul singolo. Quindi cambia molto anche su quando cresci, la società com'è, che obiettivi ha, quindi sicuramente da quando ero piccola e anche adesso baso tanto sì quanto l'allenatore, poi baso sempre sull'allenatore e sul palleggiatore, questo è sempre molto importante per me. Ok, grazie mille. Luca, posso chiedere una cosa io ad Anna? Certo, ci fai credere. Anna, ti chiedo questo, nel senso che prima di arrivare alla nazionale hai fatto anche tu il percorso delle rappresentative territoriale, regionale, e se sì, insomma, come hai vissuto questo percorso, con che emozioni, con che spirito, insomma, per riportare un po' quella che è stata la tua esperienza anche alle ragazze che sono qui, che stanno intraprendendo questo tipo di cammino, ecco. Sì, adesso io non mi ricordo benissimo i vari passaggi tra selezioni provinciali, regionali, così. So solo, cioè mi ricordo che ho fatto il primo anno di selezioni regionali con l'anno prima del mio, quindi con i 95. Poi non mi ricordo dove avevano fatto la finale. Avete giocato contro di noi e abbiamo vinto noi, ecco. In Calabria. Perfetto. Esatto. Però ti giuro che non te l'ho chiesto apposta. E, vabbè, comunque sono sempre belle esperienze, perché appunto la consapevolezza parte anche da queste cose. Se tu giochi e fai questo tipo di esperienze, ti prepara già poi a quello che potrebbe essere il futuro, quindi meglio farle certe esperienze che non farle. Io sono stata contentissima di averle fatte e puoi sempre trarre le esperienze, a prescindere dal fatto che tu vinca o che tu perda, a quanto pare sono cose che ti insegnano. Qualsiasi cosa, qualsiasi esperienza, che sia brutta, che sia bella, anche quelle brutte poi ti, comunque, più le guardi negli anni, se ti giri e dici, ah, quell'esperienza lì magari non è andata così bene, ma comunque ti insegna qualcosa. Quindi più uno si abitua a giocare certe partite, fare certe cose, ovviamente è sempre meglio.
Grazie. Ti chiedo una cosa io, avendo vissuto esperienze in tante squadre, ti è mai capitato di, cioè che relazione trovi tra aver vissuto spogliatoi un po' turbolenti e altri meno con il risultato che poi può ottenere la squadra in relazione appunto a questo equilibrio, a queste dinamiche che si instaurano all'interno dello spogliatoio? Ma per farvi un esempio un po' concreto, nello spogliatoio di Moco non era turbolento, perché non è che uno litigava, però c'erano sicuramente più gruppetti rispetto allo spogliatoio che adesso io ritrovo qua a Monza. Però non ho mai visto una differenza poi riportata nella partita, perché ok, Moco magari sì, c'era gente che preferiva stare con qualcuno, qualcuno che preferiva stare con altre persone, quindi un po' di gruppetti, ma comunque poi quando entravi in campo tu queste cose scomparivano del tutto, cioè non importava, l'importante era veramente vincere. Adesso a Monza io siamo tutte più o meno della stessa età, quindi andiamo tutte d'accordo e comunque in campo rimane la stessa cosa, quindi non c'è tanta differenza. Poi per fortuna non mi è mai capitato, perché potrebbe essere che se in uno spogliatoio è turbolento poi in campo ovviamente non ci sia lo stesso feeling di gioco, però per ora sono stata fortunata che a prescindere dal tipo di spogliatoio tutti chi entrava in campo, tutte 12 giocatrici avevano un unico obiettivo che era quello poi di vincere. Io vorrei fare una domanda. Quando sei in una situazione di difficoltà e magari per un attaccante è un po' più facile uscirne più velocemente perché comunque fa un attacco bello ed è più facile, invece per quanto riguarda noi libri che non abbiamo comunque la soddisfazione di fare il punto, quali consigli magari ci puoi dare per cercare di uscirne il più velocemente possibile? Allora, questo è difficile anche per me, lo ammetto, perché quando c'è la giornata no, è brutto da dire, ma è proprio no. Quindi la cosa che sto cercando di fare, che può fare un attaccante, un centrale, un libero, un palleggiatore, indipendentemente, è abbiamo la fortuna di non avere solo una cosa che possiamo fare, perché tu libero puoi ricevere, fare una difesa, io centrale posso attaccare, murare. Se quel giorno, per esempio, non mi viene l'attacco, dico ok, Anna, concentrati più sul muro, cerca di fare un tocco passivo, cerca di fare una battuta che possa mettere in difficoltà l'avversario. Quindi magari tu come libero, c'è il giorno in cui non ti viene la ricezione per mille motivi, dici ok, provo a fare una difesa in più, provo a mettere una difesa un pochettino più precisa, provo a alzare, fare un'alzata per i miei attaccanti la più bella. Insomma, ci sono molti modi in cui uno può uscirne, perché poi inizi a fare una difesa bella in più, ti esce una ricezione un pochettino meglio rispetto a come sta andando e la partita può svoltare da un momento all'altro. Non è facile, perché facile dire la parola è così, vorrei succedesse sempre. È solo proprio questione di, anche qui sempre, di allenamento e di gestione della gara. Ok, grazie. Anche io avrei una domanda. Cosa pensi quando schiacci? Cioè, se pensi a qualcosa oppure... Ma più che quando schiaccio è prima, quindi... dove posso andare ad attaccare, cosa mi aspetto che il muro faccia, quindi se mi prenderà più verso 5, più verso 1, quindi posso un po' anticipare questa situazione, o se dico c'è il centrale che batte, posso fare il pallonetto. Ci sono più che nel momento stesso, perché appunto se devi anticipare la palla non hai molto tempo per pensare una volta che sei in aria. Quindi prima puoi fare certe considerazioni, puoi pensare se c'è l'opposto in difesa, se c'è il palleggiatore in seconda linea, quindi toglierlo dal palleggio per fare in modo che il libero ricostruisca. Sono un po' di situazioni che però puoi pensare prima che l'azione inizi.
Grazie. Bene, ci sono altre domande, ragazze? Io avrei una domanda. Avanti. Ma anzi, due domande. La prima è quando devi stringere il colpo in, non so, in posto 3 a farla cadere sui 3 metri, 4 metri. Io ho alcune difficoltà a colpire con forza con un angolo stretto comunque. Quindi se magari avessi qualche consiglio. E la seconda è come hai gestito gli studi, se hai fatto dopo che hai finito il liceo, hai continuato gli studi o no? Allora, sulla prima domanda, ovviamente, non essendo io banda, non, non so proprio darti una risposta specifica. Sicuramente se cerchi un angolo stretto, quindi un colpo più difficile che il tirare e cercare in mezzo al campo, la forza probabilmente ti diminuisce. O comunque è una cosa che poi anche quella ti viene con il tempo, perché anche la forza del colpo d'attacco cambia. Per noi centrali, o comunque per me, se io voglio cercare un angolo più stretto, magari la forza mi cala un po' perché ho bisogno di metterci più polso più che braccio, perché se voglio tirare più forte scarico col tutto il braccio. Se voglio cercare una determinata zona, magari anche se solo devo usare il polso, sicuramente ho meno forza. Quindi per la banda, per le bande adesso non so se più o meno è la stessa cosa. Se devi cercare un angolo stretto, il money out, usi più solo forse il polso che tutta la spallata. Quindi ci sta che la forza magari sia minore. Poi anche la rincorsa penso vari, perché se vuoi tirare diagonale stretta magari devi andare più verso il palleggiatore, quindi riesci a scaricare meglio il colpo se hai una rincorsa più esplosiva e più orientata. Poi penso che Luca ve lo possa dire meglio. E per l'altra cosa, sto facendo un'università telematica, per cui studio da casa e vado solo, almeno prima del Covid, andavo solo in università per dare gli esami e adesso invece faccio proprio tutto tramite computer, quindi... Vuoi intraprendere la seconda laurea? Perché una l'hai già presa. Sì, l'ho già iniziato, sono al secondo anno di magistrale. Complimenti, Anna, complimenti. Grazie mille. No, io volevo chiedere, ma dalla tua esperienza, quando la squadra in generale è in una situazione di difficoltà, come puoi fare ad aiutare le tue compagne che magari o sono in crisi oppure farti aiutare anche da loro? Ad esempio a me, perché sono, cioè, a volte ricevo, mi capita di essere un po' in difficoltà, oppure capita che siamo in difficoltà entrambe, quindi cerco sempre un modo per uscirne, ma però farle insieme. Quindi se tu magari hai adottato dei sistemi per aiutare sia te che le altre, e così. Allora, per quanto riguarda aiutare me, quello che dicevo prima ad Arianna, mi pare, che se non mi esce una cosa cerco di focalizzarmi più su qualcos'altro che riguardi sempre il mio ruolo. In generale, se siamo in una situazione di difficoltà, in questo periodo o comunque in questa stagione a Monza, ogni tanto succede purtroppo, e cerchiamo più di riunirci anche solo dopo il set e dire ok, se siamo in difficoltà usiamo la testa, perché non esiste solo... Molte volte noi siamo concentrate troppo sul il punto vale se tiro forte nei 3 metri. In realtà appunto vale uno anche se fai un pallonetto intelligente e metti in difficoltà l'avversario. O se, non lo so, fai un pallonetto spinto lungo e cade, vale uno lo stesso anche se non hai tirato una bomba nei 3 metri. Quindi proprio nelle situazioni di difficoltà quello che facciamo è riunirci e dire guardate che c'è il palleggiatore che viene sotto a prendervi il pallonetto, quindi spingetelo lungo.
oppure guarda che il muro ti tiene diagonale, per cui prova un colpo in più in parallela. Sono piccole cose che secondo me possono fare la differenza se qualcuno è in difficoltà, perché anch'io molte volte sono in difficoltà, magari non vedo il muro e chiedo alla mia compagna, ma hai visto che zona di campo mi teneva? Se mi teneva verso 5 posso dire ok, facciamo una doppia C così scarico verso 1. Quindi sono tutte questioni di aiutarsi, magari un libero che dietro vede meglio come è piazzato il muro può dire so che batte in zona 5, vengo a coprirti un pochettino più di campo. Sono tutte piccole cose più tecniche che in realtà tattiche, cioè più tattiche che tecniche, o comunque più di come proprio aiutarsi a livello pallavolistico. Poi ovvio se c'è qualcuno in difficoltà che ha bisogno di essere caricata tirando un urlo in faccia alla compagna, va bene, ma sono cose caratteriali che uno impara vivendo la squadra. Va bene, grazie. Bellissimo, bellissimo. Ragazze, che dite? La mandiamo a pranzo, Anna, che è stata disponibilissima, è stata gentilissima, ha dato risposte fantastiche. Io direi di congedare Anna, ti vogliamo ringraziare per la, veramente al di là della competenza, la tua gentilezza, la tua sensibilità di toccare tanti aspetti di quello che è il tuo ruolo, di quello che è il tuo, la tua persona all'interno di quella che è una dinamica di squadra. E quindi ecco, ti volevo ringraziare personalmente, ma penso di poterti ringraziare a nome di tutti. Non abbiamo parlato di muro, di transizione, di contrattacco, in cui tu sei una espertissima, magari chissà, la prossima volta certo. Ci togliamo tanti dubbi su questi fondamentali, dove tu veramente certo. Puoi dare un contributo importante. Sì, spero di aver risposto bene alle vostre domande. E poi sì, se parliamo di muro sono... Più tranquilla, penso di potervi dare qualche idea un pochettino più chiara forse. Anche sulle transizioni di contrattacco, io avevo fatto un video dove tu sei veramente un esempio da seguire perché hai una qualità nell'uscire dalla rete e riproporti in attacco che ce l'hanno in pochissime giocatrici. Quindi... Grazie. Alla prossima allora. Alla prossima. Ciao Anna. Ciao. Ciao. Ciao, buona domenica. Ciao. Ciao. Bene ragazze, come si dice, siamo arrivati un po' alla fine della mattinata, anche se non abbiamo toccato il ruolo del palleggiatore e lo reinseriremo la prossima volta quando andiamo a parlare di contrattacco, perché mi sembra significativo farvi vedere quello che due palleggiatrici di grande esperienza ci hanno raccontato quest'estate in uno di questi incontri, su come gestiscono la squadra, su cosa guardano, sul guardare la squadra avversaria, la propria squadra, su come sentano a chi dare la palla, perché sono domande che voi avete scritto, no? Sulla distribuzione del gioco, come può avvenire. E quindi pensavo, visto che abbiamo sforato già di 45 minuti, pensavo di inserire nel prossimo appuntamento. Aiuto Sara. Io vorrei sottolineare due aspetti. Uno che sulla Anna che è appena andata via, che... Ecco, ascoltare una giocatrice diventa importante per voi ragazze, ma diventa estremamente importante anche per noi allenatori, che siamo quelli che solitamente parlano, no? Dicono le cose. E a volte non ci domandiamo su quanto un giocatore o una ragazza percepisca o senta o l'effetto che le nostre parole possano suscitare in chi ci sta ascoltando. E quindi ascoltare da una giocatrice tutte quelle che sono le loro sensazioni, questo dà ulteriormente valore e credo che dia valore alla stessa maniera nell'abituarsi ad ascoltare anche le vostre sensazioni, anche se non avete l'esperienza di Anna. Anzi, forse ancora di più, perché proprio nelle vostre sensazioni di ragazze che stanno crescendo, che stanno imparando questo sport,
che si prende coscienza, si prende, si percepisce quanto ci sia magari bisogno di essere da supporto e non magari di avere sempre l'idea di riferimento di quello che si pensa a noi allenatori. Quindi nell'ascoltare la risposta di Anna e nell'ascoltare le domande che voi avete fatto, oggi siete state un aiuto incredibile anche per me, cioè, mi avete dato tanti spunti, mi avete dato la conferma che c'era bisogno e che c'è bisogno di fare questo tipo di esperienze, perché anche se è un piccolissimo momento, è un momento dove noi allenatori possiamo cambiare il modo di rapportarci, anzi migliorarlo sempre ulteriormente, e credo che anche per voi sia un modo di vedere la pallavolo che esca un po' dalle mura della palestra e che ci apra un mondo di quello che è il confrontarci con l'alto livello, e vediamo che ci sono molte cose che possono essere riportate anche nella nostra realtà. Quindi io vi ringrazio per ora, ringrazio veramente voi, ringrazio la vostra disponibilità, che siete state quasi 3 ore mantenendo una bella attenzione, e niente, io vi saluto e ci vedremo il 7, giusto Marcello? Sì, 7 febbraio. Il 7 settimane. Febbraio, e per parlare degli altri argomenti, e vi auguro tutto il bene possibile. Intanto buona domenica e ci vediamo il 7. Grazie. Ciao a tutte. Marcello, noi rimaniamo un minuto, sì, appena le ragazze escono, Marcello e gli altri ragazzi. Direi che ci siamo, Luca. Direi che ci siamo. Sì. Direi bello, no? Molto coinvolgente, molto interessante. Ma come ti dicevo, mi è piaciuto perché hanno interagito parecchio anche. Cioè, pensavo fossero un po' più timide, passami il termine. E quindi è stata una bella scoperta. Sì, sì. Ma cioè, io credo che veramente ci sia bisogno di ritagliare un qualche momento di questo tipo anche nella crescita delle ragazze, no? Perché noi allenatori siamo un po' portati, appena abbiamo un quarto d'ora andiamo in palestra e prendiamo la palla e facciamo con la palla. A volte il vedere un video o confrontarsi su una clip o aver modo di creare un momento, ecco, di confronto con una giocatrice di alto livello ci dia almeno quanto tanti allenamenti, ecco, ci dà, ecco, perché ormai è dimostrato, sì, neurone a specchio, neuroni canonici, via, tutte le ricerche che sono state fatte che ci dimostrano che il guardare e analizzare magari insieme quello che è un modello, il modo di fare la pallavolo, ecco, ad alto livello, e ci può essere d'aiuto per apprendere. E poi ecco un messaggio che secondo noi che abbiamo preparato questo lavoro voleva essere di stimolo alle ragazze, è nel fargli vedere che anche le grandi giocatrici, pur non facendo movimenti perfetti a volte, cioè, e che capitano nell'arco di una partita, e la testimonianza di Anna ne è stato l'esempio, ci possono essere le modalità per risolvere le situazioni, e che quindi sono le stesse situazioni che capitano a loro, solo che loro hanno meno sicurezze, hanno meno consapevolezza di quelli che sono i loro mezzi, e quindi è un modo per aiutarle ancora di più in questa crescita che loro stanno facendo. Quindi, bene, direi bene. Io vi ringrazio tutta la vostra struttura regionale, ma ormai è da anni che l'Emilia-Romagna è al top di quello che è un modo di organizzare questi incontri, un modo di tutte le volte che veniamo a fare Regional Day sappiamo che siamo andiamo tranquilli perché ci fate trovare sempre tutto in maniera perfetta e quindi insomma questo è merito vostro, della vostra organizzazione, del vostro modo di interpretare questo tipo di esperienza. Non sempre è stato così, non sempre è così in altre regioni, in Emilia Romagna siamo sicuri che possiamo avere un'autostrada davanti. E grazie a voi, e
che vi dico, se per qualsiasi cosa io ci sono, in qualsiasi momento, e se riuscissimo a raccogliere qualcos'altro per quanto riguarda qualcosa avevano scritto le ragazze, ma ripeto, la maggior parte delle domande erano un po' sulla distribuzione, ovviamente cambio palla, tutto quello che era relativo a questa fase. Se riusciamo a mettere insieme qualcosina che riguarda il muro, la difesa, il contrattacco, che sono gli argomenti su cui eccoci. Sì, sì, assolutamente. Cioè, loro hanno l'input, poi nel corso della prossima settimana ti mando tutto, nel senso che avevamo proprio diviso con loro i due appuntamenti, quindi loro hanno in teoria già preparato anche tutta la parte della fase break, quindi ti mando tutto. Consigli? Adesso sono io a chiedere a te. Ma allora, come... Da parte di tutti, non sì, è che sì, deve sì. parlare Marcello, ma se ognuno di voi ha qualche consiglio da darci per migliorare quello che stiamo facendo? Ma allora, io credo che cioè, rispetto all'appuntamento di oggi con le bimbe sia stato molto molto bello. Come ci dicevamo per telefono, riuscire a trovare anche un momento per coinvolgere gli allenatori sarebbe... Sai con quale chiodo? Sì, sì. Sì, 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 cioè, infatti lo stiamo battendo. Parlare quindi... nel senso che devi parlare con Alessio per vedere quanto questa cosa possa essere realizzata a livello organizzativo, perché poi sì. Le difficoltà sono di quel tipo lì. Ecco, credo che cioè, Alessio mm-hmm. è chiaramente d'accordo nell'organizzarlo, però se uno pensa a 21 regioni e non tutte hanno la possibilità di trasmettere, comunicare, organizzare come avete voi, diventa un lavoro infinito. Ecco perché ancora non abbiamo dato per certo che ci potrà essere questo momento, però ecco. E sì. L'altra cosa, Luca, capire se questo appuntamento verrà messo sul sito della federazione, giusto appena avremo poi raccolto tutte le liberatorie delle ragazze? Questo qui... Diffuso. Oh, sai che non so darti una risposta. Cioè, Alessio ieri ci ha mandato il modulo per la privacy da girare le ragazze, perché in questo modo si potrà poi pubblicare sui canali della federazione l'appuntamento che abbiamo fatto. Ah, ok, allora sì. Puoi capire anche che tipo di... cioè, se il materiale, una parte o tutto, insomma, del materiale che hai fatto vedere alle ragazze stamattina, insomma, possiamo, se riesci a mandarcelo così, insomma, lo giriamo agli allenatori, sia quelli presenti oggi come referenti territoriali, che poi, insomma, possano a macchia andare a diffonderlo, insomma, anche con gli allenatori del proprio territorio, ecco. Assolutamente sì. Assolutamente, come sempre del resto, sì, sì, esatto. Abbiamo mai tenuto questi video, queste clip sono un po' più brevi rispetto ad altri lavori che avevo fatto in passato. Ho cercato di rimanere nella semplicità perché potessero essere fruibili alle ragazze, magari mettendo qualche elemento prioritario, ma senza dover entrare troppo nel dettaglio di quelli che potevano essere termini tecnici. Ho cercato di presentare le cose a 360 gradi, perché nel confronto che abbiamo fatto fra noi abbiamo detto non siamo qua a dare un verbo, ma siamo qua a presentare una serie di ipotesi, una serie di eventualità di come si possono interpretare tecniche, movimenti e via dicendo. Quindi sì, assolutamente sì, tutti questi lavori sono a disposizione vostra. Magari ci sarà da aspettare la fine di febbraio, perché finiremo il giro e poi dopo o sulla piattaforma della federazione o le mando direttamente a te, che poi provvedi a distribuirli. Bene. Se qualcun altro ha suggerimenti, osservazioni, siete benvenuti. Io volevo solo chiedere una cosa a Luca, oltre che ringraziarlo, naturalmente credo che insomma sia il pensiero di tutti. E credi che sarà presente un'altra giocatrice di alto livello anche nel secondo appuntamento, oppure non lo so, perché questa cosa Alessio ha gestito questa cosa chiedendo la disponibilità delle ragazze, tenendo conto degli impegni che loro hanno. Quindi bisognerà fare i conti con allenamenti, partite, anticipi e robe varie. Le ragazze che hanno risposto si sono rese disponibili, perché noi gli avevamo chiesto
inizialmente mezz'ora, 40 minuti, e invece Anna oggi è stata un'ora e mezza praticamente. E quindi, ecco, da parte loro ovviamente c'è la disponibilità totale. Bisogna fare i conti con quelli che sono i loro impegni. Certo, grazie. Però se tornasse la Anna, il prossimo argomento, che è muro, difesa e contrattacco, secondo me sarebbe, ecco, la ciliegina sulla torta, perché ci dà un milione di spunti, anche perché sono una parte è quella parte del gioco che forse la femminile ancora ha bisogno di cambiare tante robe. Anna ha toccato un tasto oggi, ha detto Paola sta giocando una palla più veloce rispetto a quella che faceva prima. È assolutamente vero, perché Conegliano gioca a una velocità che si avvicina molto alla pallavolo maschile, e se nell'attacco stiamo già andando in quella direzione, a muro ancora dobbiamo ribaltare completamente l'idea di muro nel femminile. Mi permetto di dire, no? Cioè, se ti ricordi quel video di quella giocatrice che avevo fatto vedere a Milano, che preparava le azioni a mani basse, con queste velocità o scegliamo, e quindi partiamo da quell'idea lì, e non basta quell'idea lì, perché tu puoi partire a mani basse e pronto ad essere veloce quanto vuoi, ma con la velocità di palla che può avere Malin, Borro o la Volos a Conegliano, tu non arrivi a murare di panda, e quindi devi cambiare non solo quello che saranno le posture di preparazione o le modalità di attivazione, ma devi un po' stravolgere anche quella che è l'idea di come organizzare il sistema. Perché è lì ancora nel femminile, ripeto, a differenza di quello che succede nei maschi, si vedono ancora tante giocatrici che stanno sotto rete con le mani lassù in cima e che non si muovono, quindi lì c'è una difficoltà oggettiva, non è un parere personale. E nel guardare, ecco, delle clip che vedremo la prossima volta, di come le ragazze di altissimo livello vanno in difficoltà sulla palla veloce, a volte perché è la palla, a volte perché sono troppo preoccupate di un giocatore piuttosto che di un altro, questa roba qui ci fa capire quanto ancora ci sia da migliorare questo aspetto. Quindi sì, sarebbe, ecco, uno di quegli argomenti dove ancora c'è tante robe da mettere, ecco, sul piatto. E avere una come Anna sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, perché è una che non è velocissima, ma che è molto, molto intelligente tatticamente. Sa scegliere bene, sa prepararsi bene. Sì, perfetto. Io, Luca, chiudo. Mi riferivo anche al fatto che è stata una bellissima esperienza quella di stamattina, a mio avviso, la possibilità che hanno avuto le ragazze di condividere le esperienze di una giocatrice che sul campo sta sperimentando, provando tutte le cose che loro provano in forma diversa, tutto quello che vuoi. Non credo che abbiano molte occasioni di poterlo fare, ed è la voce di una loro compagna, fondamentalmente di alto livello, e quindi anche il tipo di comunicazione credo sia particolarmente incisivo.